Buonasera, ben trovati. Parliamo oggi di canottaggio e lo facciamo con gli atleti della nazionale italiana. Vi presento subito i miei ospiti, a cominciare da Romano Battisti. Buonasera, Salve, benvenuto. buonasera. Al suo fianco abbiamo Valentina Rodini, benvenuta Valentina. Buonasera, grazie. Pietro Ruta, Buonasera, benvenuto anche grazie. a Pietro. Dall'altra parte abbiamo Marco Di Costanzo, bentornato. Buonasera, buonasera a tutti. Al suo fianco Sara Bertolasi, Ciao, buonasera a tutti. benvenuta Sara, e Giacomo Gentili, benvenuto Salve, buonasera. anche a Giacomo. Parliamo di canottaggio, parliamo di questo ritiro in altura. La nazionale italiana era già venuta in passato a Livigno per preparare Pechino, ma anche Londra e qualche atleta anche per Rio, e ora siete tornati. Dico bene, Romano? Sì, esatto, mancavamo da qualche anno, fortunatamente la nostra nuova direzione tecnica ha deciso di portarci qui perché noi atleti del canottaggio volevamo da molto tempo tornare su a Livigno ad allenarci perché abbiamo grandi benefici e ci troviamo molto bene con le strutture, ma soprattutto con il clima che si respira, come si sta con le persone del posto e con tutti quanti i turisti che scelgono questa città per venire sia in vacanza che ad allenarsi. Medaglia d'argento a Londra e poi ovviamente sono arrivate altre medaglie ai Giochi del Mediterraneo. Ora che cosa state preparando? Adesso dobbiamo a breve gli europei e a fine l'ultima completeremo la stagione con il mondiale che ci sarà il 15 di settembre. L'obiettivo stagionale? Sicuramente è quello di ripetere i risultati dell'anno scorso perché a Sarasota abbiamo conquistato più medaglie di tutte le altre nazioni vincendo il medagliere, anche se ero in una barca che non ha preso la medaglia, la maggior parte della squadra è riuscita a salire sul podio, quindi siamo stati la prima nazione al mondo a fare questo risultato. Dobbiamo andare a difendere questo titolo, quindi ci stiamo preparando bene tutti insieme, cercando di migliorare chi più, chi meno, con la tecnica e i nostri programmi di allenamento. Siamo molto motivati e speriamo che la quota faccia il proprio effetto. Bene, Valentina Rodini, Fiamme Gialle, hai partecipato a Rio, sei campionessa Under 23 e sei anche fresca, se non sbaglio, vincitrice di una gara di Coppa del Mondo. Ah, sì, in doppio con Federica Cesarini. Non ce l'aspettavamo perché era la prima volta che facevamo una Coppa del Mondo così bene. Avevamo già iniziato a fare doppio l'anno scorso e che poi è stato interrotto per problemi di salute. E abbiamo ripreso quest'anno e siamo felicissime. La tua specialità quindi è Doppio pesi leggeri. pesi leggeri, che insomma sembrerebbe pugilato, in realtà invece ce la spieghi questa denominazione che non è a tutti chiaro. Abbiamo un peso massimo a tenere che è 59 kg e un peso medio di imbarcazione di 57. E più o meno Federica sta a 58 e io a 56, in modo da bilanciarci, Sul peso. sì, ma ci troviamo bene perché siamo naturali. Ok, quindi niente pizzoccheri per voi. No, vabbè, però. Solo shot. Siete perennemente a dieta oppure avete la fortuna di mantenere? Non siamo a livelli estremi, nel senso magari ci diamo una regolata in vista delle gare, cioè mangiare in modo più salutare, però siamo pelle naturali, quindi non facciamo così tanta fatica come magari altre nazioni o altre persone. Certo, ci racconti magari per chi non ha visto le gare, com'è andata questa gara che vi ha portato alla vittoria? Che dicevi anche un po' inaspettata. Sì, ma io vivendola, io sono dietro e Federica è capoluoga e io l'ho vissuta vedendo la sua schiena quasi tutta la gara, quindi in realtà. Quindi non sapevi quello che stava succedendo? Non ti guardavi E attorno? cercavo di non farlo perché non volevo Sbilanciamento. perdere il giro, ero concentratissima, perché abbiamo fatto tanti allenamenti a time trials, cioè individuali, solo col cronometro. E secondo me ci è servito tanto perché così non avevamo le distrazioni degli avversari a girare la testa a guardare.
Quando è che hai capito che, insomma, stava accadendo qualche cosa di... Credo gli ultimi metri, perché vedevo ancora le due imbarcazioni di fianco, ancora un po' dietro, e loro erano molto forti, quindi ho detto, forse ce la facciamo, allora abbiamo chiuso forte. L'Olanda alla fine ci è venuta molto sotto e lì ho avuto un attimo di paura, però abbiamo reagito benissimo assieme, quindi sono strafelice. Immagino. Pietro Ruta, Fiamme Oro, tutti si ricordano il quarto posto di Rio, ma penso che anche per te, insomma, alla fine quando uno pensa alla propria carriera, pensa alle Olimpiadi, no? Sì, se poi sei fresco vincitore, anche tu, vice campione del mondo nel 2017, se non sbaglio. Sì. E, l'anno scorso è stata una bella soddisfazione, perché siamo un equipaggio nuovo, quindi io e Stefano eravamo già insieme in barca a Rio, nel 4 senza, dove per vari cambi ci siamo ritrovati noi quattro in barca e siamo andati un po' senza sapere come andasse la barca, quindi a Rio. Però tutto quello che è venuto è sempre stato buono. Invece l'anno scorso... È mancata un po' di fortuna, un pizzico di fortuna. Sì, un po' di fortuna è mancata. E invece l'anno scorso abbiamo preparato bene la stagione, abbiamo trovato un giusto feeling noi due e quindi abbiamo strappato un bel secondo posto. Quest'anno invece siamo partiti su un gradino superiore e quindi, cioè, secondo me abbiamo lavorato molto su altri aspetti che ci hanno portato a fare una buona gara in Coppa del Mondo, che però comunque bisogna sempre guardare alla gara successiva, perché c'è sempre da migliorare. Pietro, che succede quando cambiano gli equipaggi? Succede che a volte ti devi trovare, devi cercare il giusto assieme, il giusto assetto della barca, devi anche sentire, se io di solito sto davanti, sto a capovoga, e quindi devi anche sentire dietro come si muove il numero due. Quindi bisogna avere il giusto feeling. Giusto feeling, sì. E quindi devi cercare di trovare anche dei giusti compromessi. Quindi, insomma, per uno irruente e l'altro, insomma, diventa un po'... ma penso che in questo le scelte poi strategiche del coach siano determinanti, no? Sì, ma... cioè, sono determinanti, ma in base anche ai risultati che possono venire. Certo. Naturalmente tu sei cresciuto vicino all'acqua. Sì, io sono cresciuto sul lago di Como, quindi alla Canottieri Menaggio. E invece era come andare all'oratorio per te, insomma. Sì, praticamente o ero a casa o ero in Canottieri. Quindi remi da sempre, fin da piccolo, con ovviamente il sogno... Ho iniziato nel 2000, quindi quando ho iniziato quasi per cambiare sport. Poi dopo mi sono appassionato, prima di tutto si è creato un gruppo di amici che ancora adesso siamo ancora molto, molto affiatati. Quindi è ancora un tuo riferimento la società? Assolutamente, il circolo, nonostante che comunque le Fiamme Oro comunque è il mio primo punto di riferimento. Certo. Diciamo, lì è più un ritrovo tra amici, dove ci piace fare sport e dove comunque sono cresciuto lì, quindi mi sento un po' affezionato. Però in primis la mia società, le Fiamme Oro, che logisticamente ci danno tutto il supporto che ci può dare una grossa società. Certo. Marco Di Costanzo, bronzo a Rio de Janeiro e vice campione nel 2017, vice campione del mondo. Anche tu sei un affezionato di Livigno? No, per me è la prima volta. La prima volta? Sì, però devo dire che ho riscontrato subito, ho subito capito perché anche, diciamo, chi c'era già stato
aveva questa voglia di ritornarci, perché il posto è fantastico, possiamo allenarci veramente con la massima tranquillità, possiamo stare concentrati su quello che è il nostro obiettivo. Quindi subito ho capito la voglia dei più grandi di ritornare qui a Livigno. Ora che cosa stai preparando? Ora stiamo preparando i prossimi campionati europei, che saranno, se non sbaglio, nel primo weekend di agosto. E quindi tutta la squadra è concentrata, speriamo che qui questa sessione di allenamenti qui a Livigno ci porti dei grossi risultati proprio in vista degli europei. E dopo un mese poi avremo invece i campionati del mondo, diciamo quello è l'appuntamento che più aspettiamo durante l'anno. Però adesso pensiamo a preparare prima bene questi campionati europei e poi pensiamo ai mondiali. Che cosa pensi dell'allenamento in altura? Io ho fatto i primi giorni che non stavo benissimo, sento molto la differenza. Infatti alcuni allenamenti non sono riuscito a finirli come il mio solito, però pian piano sento che... Poi tutti mi dicono che è normale, quindi seguo i consigli anche dei più grandi e sto cercando di ambientarmi il più velocemente possibile. E chiaramente sono le condizioni climatiche o l'altura che fa la differenza? Cioè sono le temperature? Ma nei primi giorni facevo molta fatica a respirare. Vedevo che noi facciamo allenamenti con basso battito cardiaco e con alto battito cardiaco, e quando andavo a sforzare di più il mio cuore vedevo che facevo un po' fatica a respirare, quindi vedevo che non riuscivo poi a essere così, la mia performance non riuscivo a tenerla così veloce come faccio di solito. Però come detto, pian piano sento che mi sto abituando e quindi mi sento bene, meglio, sì. Probabilmente si sentirà ancora meglio quando andrete a gareggiare in... E questo è quello che ci aspettiamo tutti, per questo siamo qui, in modo che vogliamo sentirci male qui, ma allenarci, in modo che quando torniamo giù riusciamo ad avere questi benefici che ci può dare, certo, l'altura. Sara Bertolasi, anche per te una prima volta a Livigno? Sì, è anche per me la prima volta. Io, a differenza di Marco, non ho avuto grandi... A parte il primo giorno in cui mi girava un po' la testa, io non ho sentito questa grande differenza, se non quando appunto abbiamo iniziato a fare i primi allenamenti ad alta intensità. Allora sì, mancava un po' il fiato, ma come dice Marco, è giusto soffrire un po' adesso per poi soffrire meno quando saremo in gara. Anche perché se non si sentisse, se non si soffrisse, probabilmente non ci sarebbe differenza, no? Sì, esatto, è l'allenamento. È l'allenamento. Fare, sforzarsi, soffrire anche, oltre ad allenarsi, è l'obiettivo dell'allenamento. Certo. Anche per te, campionati europei, obiettivo rivincere? No, beh, non abbiamo... Beh, io ho preso una sola medaglia in vita mia ai campionati europei nel 2012 a Varese. In casa, esatto, è stata una delle gare più belle della mia vita, insieme alla Coppa del Mondo in cui ho preso l'argento a Varese. E questi campionati europei ci servono sì per fare bene, ma per testare nuovamente l'equipaggio, perché il nostro obiettivo, io sono sul 2 senza senior assieme alla mia compagna Alessandra, e l'obiettivo sarà, in realtà io non vedo tanto l'obiettivo di quest'anno quanto l'anno prossimo per le qualifiche olimpiche. Quindi tutte le gare da qui alla qualifica olimpica, che per me sarà quello sarà veramente il banco di prova, il banco più importante, da qui a là sono solo tante prove per testare se stessi e per testare l'equipaggio. Certo, alle Olimpiadi ci sei già stata? Sì, ho fatto Londra. Due Olimpiadi, la prima Olimpiade a Londra, e sempre in due senza, ed è stata la prima volta che un due senza femminile italiano si è qualificato per le Olimpiadi. E poi siamo riusciti a qualificarci con un'altra compagna di barca per le Olimpiadi di Rio de Janeiro. E anche se per tanti atleti l'obiettivo è prendere la medaglia. Certo. Noi non abbiamo questa grande ambizione, nel senso sappiamo, si sogna ma si sa, abbiamo sempre il contatto con la realtà, per cui per noi già solo la partecipazione alle Olimpiadi, perché nel canottaggio non si può partecipare come
L'Olimpiade non è come una qualsiasi gara, per poter accedere ti devi qualificare l'anno precedente. E già la qualifica è durissima, perché durissima. Tu quando sei in partenza hai di fianco a te equipaggi che lo vogliono tanto quanto te, che si sono allenati almeno tanto quanto te. Quindi però la medaglia olimpica è il sogno di tutti gli atleti, quindi sì. Insomma... è una guerra senza armi. Certo. E sarà anche tu remi da quando insomma eri piccola? Io ho iniziato a 19 anni a remare. Ah. Ho fatto, prima di fare canottaggio, ho fatto... Neanche Giacomo lo sapeva, vedi che... Io ho iniziato a 15 anni con lo sport, però ho iniziato con il ciclismo. Ho fatto 4 anni di ciclismo con il sogno di partecipare alle Olimpiadi. Poi quando ho capito, dopo 4 anni, quando ho capito che sulle ruote i 5 cerchi non li avrei mai raggiunti, a 19 anni, quando con l'inizio dell'università, ho deciso di cambiare, così ho iniziato in canottieri Varese e passo dopo passo sono riuscita, ho vinto il primo campionato italiano, sono riuscita a entrare nel giro della nazionale, primo mondiale, via via, fino alle due Olimpiadi. Certo. Sara, ma che è successo poi dopo Rio? Hai avuto un attimo di ripensamento? Avevi deciso di cambiare disciplina? No, io avevo deciso di smettere con Rio. Non di correre? No, a piedi no, sarei lentissimo anche lì. avevo deciso di smettere, ho fatto dopo Rio, subito dopo Rio ho iniziato a lavorare. Come allenatrice? Come istruttrice di canottaggio in canottieri Milano. Okay. La società per cui sto gareggiando adesso, io sono civile, non sono militare. E devo dire che quest'anno e mezzo di distacco è servito molto. Perché quando poi ho deciso di riprendere mi ha fatto vedere gli allenamenti, i raduni con molta più leggerezza. Perché ti ci voleva quindi un distacco, un momento di... Sì, mi ci voleva. Sei preso un periodo per te, per la tua vita. Sì, sì. E cosa è cambiato nel frattempo? La visione di quello che è il mondo. Perché noi viviamo in un mondo in realtà che non è quello reale. Noi siamo... Io vedo... Il nostro gruppo, il gruppo olimpico, noi siamo in ritiro dalle 2 alle 3 alle 4 settimane al mese e viviamo come in una bolla. Spesso ci lamentiamo, ma in realtà la nostra è una vita di privilegi. E quindi questo, l'uscire un anno e mezzo, lavorare, fare una vita normale, mi ha fatto rendere conto della fortuna che noi abbiamo in realtà a fare quello che ci piace come lavoro ed avere anche alcuni privilegi che non tutte le persone possono avere. E quindi questo mi fa vivere con molta più felicità quello che sto facendo. Ma è possibile conciliare la vita privata con la vita d'atleta? Cioè dipende dalle persone. Allora, per ogni atleta è importante avere delle persone valide, positive al tuo fianco, che sono quelle che poi alla fine ti scegli. La vita privata riesci a gestirla, però devi avere a fianco tuo delle persone in gamba, delle persone che riescono a capire quello che stai facendo. Certo. Non è questo il problema di Giacomo Gentili, che per ora no? No. Ecco, Fiamme Gialle, campione del mondo nel singolo. Junior, sì. Junior e fresco vincitore di una gara di Coppa del Mondo a Linz. A Linz, sì. Raccontaci questa vittoria. Sì, anche noi siamo un equipaggio nuovo e giovane, perché siamo tutti tra i 20 anni e i 24 anni. E non ci aspettavamo di vincere questa Coppa del Mondo. È stato molto emozionante perché era la mia prima medaglia in Coppa del Mondo, quindi non me l'aspettavo assolutamente. È stato molto emozionante come gara. E siamo partiti per fare il nostro meglio. Alla fine abbiamo visto che i tempi c'eravamo per combattere una medaglia e ci siamo ritrovati a vincere. Quindi è stato molto bello. Avevi già vinto e quindi eri... diciamo anche molto motivato a ripeterti, a dimostrare quanto valevi, ma ora guardando avanti... Sì, ci stiamo preparando anche noi per gli europei di Glasgow, e le nazioni più forti sono in Europa, nel 4 di coppia la maggior parte delle nazioni più forti sono quasi tutte europee, quindi anche lì sarà una super battaglia, perché i primi 3 a Coppa del Mondo eravamo infatti tutti europei, quindi ci ritroviamo tutti a Glasgow. E tutti vorranno ovviamente... Ovvio. Salire sul gradino più alto del podio. Come ti trovi a Livigno? Molto bene, anche per me è la prima volta che vengo a Livigno. Per me è stato faticosissimo la prima settimana. Soffrivo tantissimo lo sbalzo di altura rispetto al livello del mare. Mi sto abituando proprio in questi giorni, mi sono abituato all'altura. Però il posto è fantastico, dove siamo in hotel è fantastico, la palestra dove andiamo super attrezzata. Sono molto contento di questo raduno.
Certo, voi normalmente vi allenate a Sabaudia oppure a Piediluco? Abbiamo fatto un raduno a Varese, prima della Coppa del Mondo, un raduno di 2 settimane a Varese. Quanto è importante, per esempio, nel tuo caso, allenarsi in un luogo, per così dire, un po' animato, dove vi è anche qualche cosa oltre l'allenamento e oltre quindi l'acqua? Se è importante oppure... Per me è importante. Per te è importante? Sì, svagarsi un po', non troppo, sempre nei limiti ovviamente. Certo, eh. C'è il direttore che ci sta ascoltando. Ma io penso che tutti i direttori sappiano che, insomma, quando scelgono Livigno credo che sappiano anche questo, che Livigno magari permette anche un minimo di... Svago. Sì, è importante anche quello? Per me è importante, ripeto, sì, sì. Vedere magari anche altri atleti, perché sì, a Livigno ci sono persone, un sacco di, sì, 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 di sportivi, quindi... Romano, infatti che... è anche uno dei motivi perché siamo qui. Noi ormai siamo una squadra che lavora insieme da anni. E facciamo tanti giorni di ritiri, di collegiali l'anno. E dopo l'Olimpiade abbiamo staccato pochissimo, abbiamo ripreso subito l'anno post-olimpico per fare subito bene. E diciamo che questo qui è stato anche un premio da parte del direttore tecnico portarci qui, sia per provare a fare un carico di lavoro in altura per poi tornare l'anno prossimo, sia anche per farci fare gruppo, per farci svagare un po', per farci vedere soprattutto ai più giovani posti nuovi dove allenarsi per non restare sempre nello stesso posto, concentrati e rovinare poi degli equilibri. Sì. Anche perché è importante. Insomma. Cambiare posto per me è molto importante, perché comunque è la novità, no? Cioè un raduno a Varese, un raduno a Livigno, non stare magari 3 mesi a Piediluco che impazzisce. Sullo stesso lago, cioè svagare, nel senso cambiare posto, secondo me è molto importante. Allenarsi con atleti come i tuoi compagni che hanno già anche una medaglia olimpica o comunque che hanno una grande esperienza, che significa per te? Ma è una squadra molto forte, no? Abbiamo tantissime medaglie olimpiche. Io ho qualificato appunto la barca con Romano quando ero più giovane, a 17 anni, e mi ha lanciato nel mondo della nazionale senior, appunto. È molto bello. Il tuo riferimento? Hai un riferimento in particolare oppure? Tutti che vincono le medaglie sono il mio riferimento. Perché essendo sempre il raduno insieme, fa parte proprio della nostra metodologia di allenamento di sfidarci ogni giorno per tenere sempre alto il livello. Anche se facciamo barche diverse, specialità diverse, abbiamo degli handicap da rispettare tra una barca e un'altra, quindi sappiamo quanti secondi ci sono di differenza tra un equipaggio di 2 persone e un equipaggio di 4 persone, cerchiamo di rispettare quegli handicap sulle distanze e alla fine del lavoro vediamo chi si avvicina di più al tempo del record del mondo. Quindi noi lavoriamo sempre contro di noi. E questo vi permette anche di vedere se vi è spazio per migliorare o dove è meglio lavorare? Certo, perché noi ogni giorno in allenamento creiamo la competizione. Quindi siete sempre in gara? Sempre. Quasi sempre. Quasi sempre, quasi, perché poi non è... anche per stimolare, diciamo, la testa. Mentalmente, no? Che così sei più allenato anche quando in gara sei con l'avversario, perché il canottaggio è anche quello. Si gioca anche ma di perché testa. Arrivi al limite solo quando hai qualcuno contro. Sì. Però poi abbiamo degli allenamenti in cui siamo per conto nostro e possiamo anche un po' rilassarci. Certo, però quando si entra in acqua, si entra in acqua per andare veloci. Per andare veloci soprattutto. Poi c'è questa, la squadra che abbiamo su adesso è veramente una selezione di campioni. Ognuno di noi ha una bella storia da raccontare, non veniamo tutti quanti da il canottaggio semplice, veniamo tutti quanti da grandi sacrifici, da grandi obiettivi da raggiungere, e anche se tante volte le cose non vanno come vorremmo, quasi tutti noi sappiamo rialzarci per continuare a guardare avanti ai prossimi obiettivi. Perché soprattutto ogni giorno ci mettiamo in difficoltà e creiamo queste selezioni naturali, perché poi alla fine sono selezioni naturali, perché chi non riesce a resistere alla stanchezza sia fisica che mentale non può far parte di questo gruppo. Lo spirito di squadra quanto è importante? A stare insieme ci si
si crea anche un po' delle, delle amicizie, delle, anche da condividere. E ci si aiuta anche nei momenti difficili, magari quando uno è un po' più giù o non trova quell'energia necessaria per... Per rendere quanto si vorrebbe, no? Anche perché a volte la testa non coincide con col fisico, viceversa. Sì, magari quando si è troppo stanchi, magari una parola di conforto può essere... Ecco, Romano, le condizioni del lago quali sono in questo momento? Che tipo di distanza state seguendo? E... Allora, noi abbiamo riportato lo stesso allenamento che facciamo a livello termale qui in quota, cercando di mantenere il ritmo delle remate al minuto leggermente più basse, ma nonostante noi manteniamo questo ritmo più basse, la nostra intensità cardiaca è elevata perché lavoriamo in quota. Poi stiamo utilizzando tutto il lago tranquillamente, perché questo lago è un lago molto lungo, quindi ci può permettere di fare lunghe distanze, più o meno facciamo dai 20 ai 24 km a seduta in barca. E niente, abbiamo trovato un clima per il momento favorevole. Non serve una distanza maggiore? No, è sufficiente. Tanto, 8 km tanto. Se no diventa troppo faticoso. No, è uguale comunque. Non si torna mai. No, per noi non cambia nulla, ma almeno che un lago non è un chilometro. Certo. Ma questo ci permette di fare qualsiasi lavoro noi abbiamo in mente. Anche perché ce l'avete in esclusiva in questo momento. Sì. No, infatti questo mette anche, è a nostro favore, diciamo, appunto, ad allenarci molto molto bene. E dopo l'allenamento in acqua che cosa fate? Cioè, o entrate due volte al giorno in acqua? Dipende dal programma. Noi comunque svolgiamo due allenamenti al giorno, quindi finito il primo si ritorna in albergo, si cerca di ricaricare un attimo le batterie e tutto, e poi pronti per il secondo allenamento, che spesso noi lo svolgiamo in palestra, però ad esempio, come è capitato ieri abbiamo fatto due uscite, la mattina e il pomeriggio, quindi dipende un po' dal programma che il nostro direttore ci dice di fare. Non uscite a correre, non cambiate un po' l'allenamento? In questo momento non stiamo correndo, generalmente facciamo la seduta del mattino in barca e quella del pomeriggio in palestra con pesi oppure remo ergometro associati ai pesi, insomma dipende dal menù del direttore tecnico. E per quanto riguarda invece il menù che trovate a tavola, come va? Ci stiamo trovando molto bene nel nostro albergo. Sì. E mangiamo, penso che siano trovati spiazzati dopo qualche giorno per la quantità da quanto mangiamo di pasta e consumiamo. Di alimenti. Qual è il che mangiamo? Menù tipico vostro? Ma sincero, ogni giorno cambiano primo, cambiano secondo, quindi molto però vario. Però voi avete bisogno di mangiare tanto. Noi facciamo sempre carboidrati, più proteine, più proteine per ogni pasto. Frutta, poi dipende dagli obiettivi di ognuno, se vuole mantenere il peso, diminuire. Certo. Però insomma bruciate anche tanto. Sì. Questo è uno sport dove si brucia. Si brucia. Ci vorrebbe qualcos'altro oppure secondo voi va bene così? Magari diciamo l'unica forse puntino, ma è visto perché comunque le condizioni del lago cambiano, a volte c'è più acqua, a volte c'è meno acqua. Abbiamo dovuto spostare il pontile perché magari all'inizio andava bene, poi ci siamo ritrovati che il pontile stava sulle pietre appoggiato ma non più in acqua, quindi ma è una piccolezza. Dobbiamo perché mi sembra che hanno aperto la diga in Svizzera, credo, per questo si è prosciugato. Si è abbassato il livello. Ma di brutto. Ma poi noi che siamo canottieri e amiamo stare sul lago, ci farebbe molto piacere, visto che abbiamo visto che Livigno ormai sta diventando una città dello sport in questi anni, che sta investendo sulla pista di atletica, sul campo sportivo, per noi fare una clubhouse vicino al lago, dove poter portare le imbarcazioni e averla come riferimento, sarebbe un grande risultato. Magari quindi trasformare Livigno in una seconda, in un secondo quartier Centro generale? Federale. Lo diciamo a Luca Moretto, vediamo cosa ne pensa. Siete venuti qui con una carovana pazzesca di mezzi. Quante barche avete portato? Troppe.
Tante. Ma almeno due per ogni equipaggio, perché ci serve la barca titolare e la riserva, perché si può sempre... 30 barche ce l'abbiamo. Poi avete i pontili, I remi, i catamarani che ci seguono. Quindi varrebbe la pena lasciare tutto qua. Sì, dai. Peccato per l'inverno, che è un pochino... Sulla neve un po' di sulla neve. Magari veniamo a sciare. Certo. Far sci di fondo. Anni indietro siamo venuti a fare sci di fondo con la preparazione invernale. Sì. E com'era andata? Beh, diciamo che un po' ti deve piacere la montagna d'inverno. Sì. Non tutti erano pratici, ci abbiamo messo un po' di tempo per... Di Londra? Sì, anche prima di Londra. Allora ha fatto bene, perché... C'era chi gli sci li portava sulle spalle. Se era prima di Londra, ha portato bene l'allenamento sulla neve. Sì, dai. Ai prossimi giochi olimpici cambieranno le specialità? Ci sono ancora delle novità? No, sembra di no. Beh, hanno eliminato il 4 senza pesi leggeri. Sì, esatto. Quindi maschile. Che per voi non è un problema, perché? È rimasto... Per loro magari sono PL. È rimasto una barca, pesi leggeri, e sono due posti. E prima erano 6 posti. Sì. Però in realtà questa specialità continuerà in Coppa del Mondo, nei mondiali? No, l'hanno proprio eliminata dal programma. Anche se era una... specialità che a mio parere era molto seguita, dava spettacolo, cioè non si sapeva mai fino alla fine chi vinceva. Perché l'hanno eliminata? Per lasciare posto alle donne, per incrementare il casultaggio femminile. 50% di partecipazione femminile e 50% di partecipazione maschile. Perché la richiesta del CIO è quella di arrivare entro il 2020 ad avere parità. 50% di atlete donne. Atlete donne e atlete uomini. Quindi per una questione di quote, quote rosa. Evviva le donne. Che comunque penso non mi dispiaccia, perché insomma, anche perché così gli allenamenti... A noi che diciamo che non siamo pesi leggeri non ci tocca, però posso capire che invece per i pesi leggeri è stata una brutta batosta questa. Bene. Marco, hai postato qualcosa oggi? Appena finisco. Stai raccontando, sei un esperto di storytelling, stai raccontando questa tua esperienza di vigno? No, diciamo che prima parlavamo di vita privata e sportiva, no? Io nel mio tempo libero mi diverto, ma come ormai tante persone si divertono a postare, a raccontare la giornata sui social, per me è un semplice divertimento, quindi lo faccio ogni volta che... E racconti anche, certo, e così racconti quello che fate, comunichi anche, racconti del canottaggio. No, è bello perché poi riscontro anche tanti messaggi di persone che poi mi chiedono su cosa facciamo, cosa prepariamo, dove siamo, quali sono i prossimi obiettivi, ma magari anche persone che non ho mai visto, non conosco, però quello mi piace, confrontarmi anche con persone che fanno completamente altre cose nella vita. Sei anche un atleta delle sorprese, no? Sei testimonial, quindi non citiamo. No, però anche quello per me è un valido aiuto. Sì, no, poi non possiamo dire il nome, però penso che avere e fare, soprattutto essere testimonial di un'azienda così, possa far piacere a tutti. Senti, ma qualche sorpresa la regali anche ai tuoi sempre, compagni? Sempre, quindi siete tutti collezionisti? È un generoso. No, ma sono anche loro che mi permettono di essere generoso con i miei compagni. Un'ultima cosa, visto che quando sei venuto la prima volta qui credo che tu fossi ancora un ragazzo, insomma, come loro, adesso come concili la tua vita di papà e di atleta? Beh, sicuramente è diverso, perché io sono venuto qui la prima volta circa 10 anni fa e ero un atleta come Giacomo, avevo 20 anni, non ero titolare di nessuna barca. Ero venuto qui per stare a contatto di grandi campioni, quindi per me era tutta esperienza che doveva entrare dentro il mio bagaglio. Adesso conosco tutta quanta la strada di Livigno, perché vengo sia l'estate, venivo un mese qui l'estate e passavo il mio tempo libero a parlare con
le persone di Livigno che hanno le attività, quindi un giorno andavo a trovare il mio amico che noleggia le biciclette con gli sci, un giorno la mia amica che ha la profumeria, la gioielleria, quindi così passavo le mie giornate. Quindi casa? Sì, mi sentivo a casa e anche quando venivo l'inverno poi sono rimaste queste amicizie e adesso rimaniamo in quel bello perché grazie ai social, grazie che ci sentiamo più spesso e rimaniamo in contatto anche tutto l'anno, possiamo fare le vacanze insieme così, e quindi mi fa molto piacere avere degli amici qui e quando vengo ci vengo volentieri, sia per allenarmi sia con la mia famiglia. Quindi speriamo che diventi anche il quartier generale in altura, no? Per voi. Magari, che speriamo. È bellissimo vedervi sul lago, sicuramente. E poi, insomma, sperando anche che, come avviene nelle altre discipline, tutto questo vi porti... risultati. Sì. Devo dire che gli atleti che si allenano a Livigno tornano e tornano perché i risultati li ottengono, quindi evidentemente... Funziona. Funziona, speriamo che funzioni. Bene, io ringrazio questi ragazzi a cui ovviamente noi facciamo tanti in bocca al lupo, vi seguiremo crepi. Nei campionati europei, ma anche negli obiettivi poi prossimi. Grazie quindi a Marco Di Costanzo. Grazie a voi, ciao. Sara Bertolasi. Grazie a voi. E Giacomo Gentili. Grazie a voi, ciao. Grazie a Romano Battisti. Grazie. Valentina Rodini. A voi. E Pietro Ruta. Ciao a tutti. Naturalmente grazie anche a voi da casa che ci avete seguito. A venerdì prossimo, arrivederci.